Due giorni prima della sua partenza per Genova mi disse che l'indomani non sarebbe venuto al caffè, ma che mi aspettava a casa sua alle 9 della sera. Il cerimoniale fu lo stesso dell'altra volta. Quando il vino di Cipro fu bevuto, il senatore fece venire la Bettina e le disse che poteva andare a letto. Accompagnerò io stesso il signor Corbera quando se ne andrà. Vedi, Corbera, se ti ho fatto venire qui stasera a rischio di scombinare una tua qualche fornicazione a Rivoli, è perché ho bisogno di te. Sai, io in fondo ti voglio bene. La tua ingenuità mi commuove, le tue scoperte macchinazioni vitali mi divertono e poi mi sembra di aver capito che tu, come capita ad alcuni siciliani della specie migliore, sei riuscito a compiere la sintesi di sensi e di ragione. Meriti dunque che io non ti lasci a bocca asciutta senza averti spiegato la ragione di alcune mie stranezze, di alcune frasi che ho detto davanti a te e che certo ti saranno sembrate degne di un matto. Venne a sedersi sul mio stesso divano. Scusa, sai, ma dopo dovrò parlare a voce bassa. Le parole importanti non possono essere berciate. L'urlo d'amore o di odio si incontra soltanto nei melodrammi o fra la gente più incolta, che sono poi la stessa cosa. Dunque, nel 1887 io avevo 24 anni e il mio aspetto era quello della fotografia. Tu, Corberuccio, che probabilmente hai avuto il tuo posto al giornale in seguito a un bigliettino di un qualche gerarca, non sai che cosa sia la preparazione ad un concorso per una cattedra universitaria di letteratura greca. Per 2 anni occorre scopare sino al limite della demenza. La lingua la conoscevo di già abbastanza bene, ma il resto, le varianti alessandrine e bizantine dei testi, i brani citati sempre male dagli autori latini, le innumerevoli connessioni della letteratura con la mitologia, la storia, la filosofia, le scienze, c'è da impazzire, ripeto. Studiavo quindi come un cane. E davo inoltre lezioni ad alcuni bocciati dal liceo per potermi pagare l'alloggio in città. Si può dire che mi nutrissi soltanto di olive nere e di caffè. In cima a tutto questo sopravvenne la catastrofe di quell'estate del 1887, che fu una di quelle proprio infernali come ogni tanto se ne passano laggiù. L'Etna la notte rivomitava l'ardore del sole immagazzinato durante le 15 ore del giorno. Se a mezzogiorno si toccava la ringhiera di un balcone, si doveva correre al pronto soccorso. I selciati di lava sembravano sul punto di ritornare allo stadio liquido e quasi ogni giorno lo scirocco ti sbatteva in faccia le ali di pipistrello vischioso. Stavo per crepare. Un amico mi salvò. Mi incontrò mentre erravo stravolto per le strade balbettando versi greci che non capivo più. Il mio aspetto lo impressionò. Senti, Rosario, se continui a stare qui impazzisci, addio concorso, io me ne vo in Svizzera. Quel ragazzo aveva soldi. Ma ad Augusta io posseggo una casupola di 3 stanze a 20 metri dal mare, molto fuori dal paese. Fai fagotto, prendi i tuoi libri e vai a starci per tutta l'estate, ma parti davvero, parti stasera. Seguì il suo consiglio e partì la sera stessa, e l'indomani al risveglio io mi trovai di fronte a una pura distesa di mare con in fondo l'Etna, non più spietato avvolto nei vapori del mattino. Il posto era
completamente deserto e di una bellezza unica. La casetta nelle sue stanze malandate conteneva in tutto il sofà sul quale avevo passato la notte, un tavolo e tre sedie. In cucina qualche pentola di coccio e un vecchio lume, dietro la casa un albero di fico e un pozzo. Un paradiso. Presi in affitto una barchetta leggera che il pescatore mi portò nel pomeriggio insieme a una nassa e a qualche amo. Ero deciso a restare lì almeno 2 mesi. Al tondolio leggero della barca nella quale restavo lunghe ore, ogni libro sembrava non più un ostacolo da superare, ma anzi una chiave che mi aprisse il passaggio ad un mondo del quale avevo già sotto gli occhi uno degli aspetti più maliosi. Spesso mi capitava di scandire ad alta voce versi dei poeti e i nomi di quegli dèi dimenticati, ignorati dai più, sfioravano di nuovo la superficie di quel mare che un tempo al solo dirli si sollevava in tumulto, placava in bonaccia. Il mio isolamento era assoluto. Il sole, la solitudine, le notti passate sotto il roteare delle stelle, il silenzio, lo scarso nutrimento, lo studio di argomenti remoti tessevano attorno a me come una incantazione che mi predisponeva al prodigio. Questo venne a compiersi la mattina del 5 agosto alle 6. Mi ero svegliato da poco ed ero salito subito in barca. Declamavo quando sentii un brusco abbassamento dell'orlo della barca a destra, dietro di me, come se qualcuno vi si fosse aggrappato per salire. Mi voltai e la vidi. Il volto liscio di una sedicenne emergeva dal mare. Due piccole mani stringevano il fasciame. L'adolescente sorrideva. Non era però uno di quei sorrisi come se ne vedono fra voi altri, sempre imbastarditi da un'espressione accessoria di benevolenza, di ironia, di pietà, crudeltà o quel che sia. No, questo esprimeva soltanto se stesso. Cioè una quasi bestiale gioia di esistere, una quasi divina letizia. Come chiunque altro volli credere di aver incontrato una bagnante e muovendomi con precauzione mi portai all'altezza di lei, mi allungai, le tesi le mani per farla salire, ma essa con stupefacente vigoria, emersa dritta dall'acqua sino alla cintola, mi cinse il collo con le braccia, mi avvolse in un profumo mai sentito e si lasciò scivolare nella barca. Sotto l'inguine, sotto i glutei, il suo corpo era quello di un pesce. Rivestito di minutissime squame madreperlacee e azzurre, terminava in una coda biforcuta che batteva lenta il fondo della barca. Era una sirena. Riversa, appoggiava la testa sulle mani incrociate. Mostrava con tranquilla impudicizia i delicati peluzzi sotto le ascelle, i seni divaricati, il ventre perfetto. Da lei saliva quello che ho mal chiamato un profumo, un odore magico di mare, di voluttà giovanissima. Parlava e così fui sommerso dal terzo maggiore sortileggio, quello della voce, essere un po' gutturale, velata, risonante di armonici innumerevoli. Come sfondo alle parole in essa si avvertivano le risacche impigrite dei mari estivi, il fruscio delle ultime spume sulle spiagge, il passaggio dei venti sulle onde lunari, il canto delle sirene Corbera non esiste. La musica a cui non si sfugge è quella sola della loro voce. Parlava greco e stentavo molto a capirla, solo l'idea. Sono figlia di Calliope,
mi piace, prendimi. Non credere alle favole inventate su di noi. Non uccidiamo nessuno. Amiamo soltanto. Presi fra le braccia il corpo aromatico. Lei mi stillava già dalla bocca quella voluttà che sta ai vostri baci terrestri come il vino all'acqua sciapa. Il senatore narrava a bassa voce la sua avventura. Mai un istante ebbe il sospetto che mi si raccontassero delle frottole. Chiunque, il più scettico, fosse stato presente, avrebbe avvertito la verità più sicura nel tono del vecchio. E così ebbero inizio quelle 3 settimane. Non è lecito, non sarebbe d'altronde pietoso verso di te entrare in particolari. Basti dire che in quegli amplessi io godevo insieme della più alta forma di voluttà spirituale e di quella elementare. Dalle membra di lei immortali scaturiva un tale potenziale di vita che le perdite di energia venivano subito compensate, anzi accresciute. In quei giorni, Corbera, ho amato quanto 100 dei vostri Don Giovanni messi insieme per tutta la vita. E che amori lontani dal pretese del cuore, dai falsi sospiri, da delle deliquescenze fittizie che inevitabilmente macchiano i vostri miserevoli baci. Essa non mangiava che roba viva. Io spesso la vedevo emergere dal mare il torso delicato, luccicante al sole, mentre straziava con i denti un pesce argentato che fremeva ancora. Il sangue le rigava il mento dopo qualche morso, il merluzzo, olorata, maciullata, venivano ributtate dietro le sue spalle, maculandola di rosso, affondavano nell'acqua mentre essa infantilmente gridava, nettandosi i denti con la lingua. Non soltanto nell'atto carnale, essa manifestava una giocondità e una delicatezza opposte alla tetrafoglia animale, ma il suo parlare era di un'immediatezza potente che io ho ritrovato soltanto in pochi grandi poeti. Non si è figlia di Calliope per niente. E mi parlava anche di non pochi amanti umani che essa aveva avuto durante la sua adolescenza millenaria, pescatori, marinai, greci, siciliani, arabi, capresi, alcuni naufraghi anche, alla deriva su rottami fradici cui essa era apparsa un attimo nel lampeggiare della burrasca per mutare in piacere il loro ultimo lamento. E poi diceva: tu sei bello e giovane, dovresti seguirmi adesso nel mare e scamperesti ai dolori, alla vecchiaia, verresti nella mia dimora sotto gli altissimi monti di acque immote e oscure, dove tutto è silenziosa quiete, tanto connaturata che chi la possiede non la avverte neppure. Io ti ho amato, e ricordalo, quando sarai stanco, quando non ne potrai proprio più, non avrai che da sporgerti sul mare e chiamarmi. Io sarò sempre lì, perché io sono ovunque. Quella ragazzetta lasciva, quella belvetta crudele con le dita fragili mi aveva mostrato la via verso i veri eterni riposi, anche verso un ascetismo di vita derivato non dalla rinunzia ma dalla impossibilità di accettare altri piaceri inferiori.